Buonasera a tutti, qui è Giuseppe Ruzzo per Come Don Chisciotte, le parole sono pietre. E questa sera è con noi la voce, una voce del Movimento dei Vivi, o meglio, dell'organizzazione di questa realtà anomala nel panorama storico, politico e culturale del nostro paese, che si tiene a non essere definita un movimento e a non essere associata in alcun modo alla lotta politica, come poi ci sarà occasione di precisare, appunto. Allora, buonasera al nostro portavoce. Ci sei? Ciao, buonasera a tutti, piacere di essere qua. Pronto, mi avete sentito? Pronto? Pronto? Pronto, mi sentite? Ciao a tutti, buonasera. Mi sentite? Pronto? Ci sei? Ci sono, ciao a tutti, mi sentite? Mi senti? Gli altri mi dicono che mi sento, mi senti? Pronto? Sì, scusa, adesso ti sento. Pronto? Pronto? Hai il microfono spento? Ciao a tutti. Parlo. Giuseppe. Ci sei? Mi senti adesso? Sì, adesso sì. Perfetto. Sì, guarda, Dimmi, dimmi. scusami, No, evidentemente tranquillo. il problema è mio. Adesso si sente male? No, ti sentiamo, non tu. Loro dicono che mi sentono, quindi adesso vediamo se sentiamo bene te e così procediamo. Va bene, d'accordo, se sono percepibile vado a questa, mi scuso ancora una volta, di inconvenienti tecnici dei quali evidentemente non siamo in grado di venire a capo. E intanto per venire subito al dunque ti chiedo direttamente una domanda, ti faccio una domanda che molti si pongono rispetto ai vivi, e cioè: il perché ci tenete a celare la vostra identità e a occultare la vostra voce e a non metterci la faccia, come si suol dire, come già diversi commentatori hanno fatto notare nel dibattito che si è sviluppato già stamattina nel post introduttivo. Quindi, come mai questa esigenza di camuffarsi e perché, come si suol dire, non ci mettete la faccia? Allora, come noi abbiamo già spiegato in tante dirette, interviste, tutto nasce da una premessa. Noi ci riteniamo in guerra. Quindi noi ci riteniamo in una situazione non di normale, diciamo così, dialogo civile e rapporto di discussione civile. Noi ci ritroviamo all'interno, secondo la nostra analisi, all'interno di una guerra psicologico-emotiva che poi si trasferisce anche alla distruzione del tessuto socio-economico
del nostro paese e non soltanto del nostro paese. Ritenendoci quindi in guerra, noi abbiamo due motivi fondamentali per cui siamo anonimi. Il primo è tattico-strategico, per cui l'anonimato ti garantisce tutta una serie di possibilità operative che invece il metterci tra virgolette la faccia non te lo permetterebbe. Il metterci la faccia inoltre è un atto politico, noi non facciamo politica in nessuna forma, in nessuna misura, quindi il nostro non metterci la faccia diventa anche una garanzia del fatto che non possiamo e non vogliamo e non potremmo fare politica, perché un soggetto anonimo di per se stesso non lo può fare. E terza ragione, ma non certo la meno importante, è che questa è una lotta di ideali, non è una lotta che può essere portata avanti da una faccia, è una lotta che nasce sulle idee, quindi non ci può essere nemmeno nella forma fisica, nemmeno nella, diciamo così, nella voce, un'antropomorfizzazione, cioè la tendenza a dare una forma fisica umana a questa lotta, non ci può essere. Deve esserci l'assenza di qualsiasi forma umana, deve esserci solo la voce dell'idea, solo quella che possono far diventare tutti qualcosa di proprio. Una faccia di un altro non la puoi far diventare tua, può essere qualcuno che ti rappresenta, ma sarà sempre un qualcosa che è esterno da te. Invece questa lotta deve diventare di tutti, e perché sia di tutti non deve essere di nessuno in particolare. Allora c'è un simbolo che rappresenta tutti, che elimina l'ego, che elimina la possibilità che ci siano degli individualismi. Ognuno porta il suo contributo in base alle sue doti, non c'è gerarchia, perché le posizioni si vengono a formare in funzione delle proprie capacità, dei propri ruoli naturali, delle proprie indole, e ognuno sviluppa come un flusso d'acqua che si mischia, che noi le chiamiamo le rapide, il fiume è rapido, si mischiano, ma tutte quante puntano in una stessa direzione, cioè ad arrivare al mare. Quindi il discorso è molto semplice: siamo in guerra, ci rifacciamo alla tecnica di guerra del subcomandante Marcos, che richiamava entrambi i concetti, quello tattico-strategico di non farsi riconoscere per poter combattere meglio e di più, e quello ideale per cui lui combatteva per tutti. Lui non faceva una lotta per se stesso che rappresentasse qualcosa di individuale, ma era una lotta di tutti, poteva essere chiunque il comandante Marcos, in modo che tutti sentissero propria la lotta che stava facendo. Queste sono le risposte alla tua domanda. Sì, per fare adesso una panoramica di questo, dell'attività e anche della storia, seppur breve, di questa organizzazione, credo che tu possa accettare questa definizione, diciamo così, più neutra, allora, rispetto al movimento, su quali sono i suoi scopi, il suo fine ultimo, di come prende forma in opposizione a quella che da subito viene definita dittatura sanitaria, del perché determinate strategie che hanno preso forma e che hanno ricevuto anche un'attenzione mediatica, che voi invece avete lamentato, insomma, carente dal lato della cosiddetta controinformazione, in questo senso come Don Chisciotte ha dato e sta dando un certo spazio ultimamente, perché è comunque un movimento, una realtà, scusami, che merita un certo interesse, una certa attenzione, per cui come ti sentiresti di presentare i vivi a chi non dovesse mai, cioè non ne avesse mai sentito parlare e ne avesse soltanto una vaga nozione attraverso appunto questi fatti di cronaca? Allora, i fatti di cronaca purtroppo non possono spiegare quello che siamo, perché sono solo il risultato di una guerra psicologica a tutto campo che stiamo facendo. Ecco, una delle cose che non ho spiegato nella domanda precedente è che noi siamo in guerra, svolgiamo una guerra, ma una guerra non, con metodi non violenti, ma non è una guerra pacifica. La guerra pacifica, cioè la disobbedienza pacifica, la lotta, diciamo, pacifica, la protesta pacifica, ha connotazioni completamente diverse dalle nostre. Noi facciamo una disobbedienza civile non pacifica, per cui genera crisi, come quella che insegnava Gandhi,
Facciamo una lotta non violenta, ma non siamo un'organizzazione. Non siamo un movimento, non siamo un gruppo. E noi abbiamo la caratteristica di muoverci come un fluido. Per cui non abbiamo una forma precisa e non abbiamo dei canoni precisi se non la volontà di ripristinare libertà e diritti, che è come dire che vogliamo arrivare al mare. Ecco, quindi i fatti di cronaca che accadono adesso sono episodi che sono all'interno di un contesto che deve essere compreso e deve essere capito in profondità. È ovvio che noi in questo momento ci scontriamo con una realtà che ci può tacciare di minacce, anche se noi non facciamo minacce, ci taccia di magari addirittura se trovo i giornali affiancano alle nostre immagini situazioni che noi non c'entriamo niente, dove ci sono stati incitamento alla violenza, oppure ci sono stati dei vandalismi veri e propri, nel senso dove hanno rotto le cose o hanno dato fuoco ad altro, ma sono tutte cose che non ci riguardano, ma fanno parte della lotta che il sistema ci sta contrapponendo. Ma il sistema vuole assolutamente screditarci, quindi ha questo meccanismo che è completamente naturale di cercare di colpirci nel nome e nell'immagine. Ora, noi siamo però un'identità di lotta molto precisa, dove tutto quello che siamo lo si ritrova nel canale, per cui quello che non viene dichiarato nel canale non ci appartiene. E la nostra è una lotta non violenta, non facciamo vandalismo, nel senso che noi non distruggiamo le cose, noi al massimo imbrattiamo, e naturalmente è un presupposto che può sembrare, diciamo, identico, cioè se si dice vandalismo, anche imbrattare vandalismo no, anche il codice penale distingue chiaramente le cose, l'imbrattamento riguarda un determinato tipo di articolo, invece il vandalismo no, perché l'imbrattamento lascia inalterate le funzioni dell'oggetto su cui viene svolto. Infatti, proprio per questo abbiamo un'etica, noi per esempio diciamo non si imbrattano monumenti o muri che abbiano una funzione estetica storica, o che abbiano un particolare valore storico, perché sarebbe come togliere la loro funzione, cioè la loro funzione è quella di essere, di avere quell'aspetto, quindi non possiamo imbrattarli, quindi certe cose non si fanno. Quindi abbiamo un'etica, quindi abbiamo un comportamento, indichiamo determinate frasi da utilizzare perché facciamo una lotta insieme, comune, ma siamo una forza che nasce spontanea dagli stimoli che vengono dai singoli guerrieri che si uniscono, dalle singole idee, dall'intenzione che si ha tutti quanti di tirare fuori la verità e far vedere che quello che sta succedendo è uno schifo, che quello che sta succedendo è nazismo, che quello che sta succedendo è crimine. Quindi tutta questa forza e volontà viene applicata poi in azioni che si sviluppano con lo scopo di mostrare quello che invece cercano di nascondere, che siamo all'interno di una dittatura nazista che vuole arrivare a due risultati, prima in parte sterminarci e nell'altra parte schiavizzarci e controllarci. E noi siamo la forza che si oppone a tutto questo come naturale conseguenza di una reazione fisica. Ad ogni azione corrisponde una reazione pari e contraria. Noi siamo una reazione pari e contraria. Loro si nascondono, noi facciamo vedere come stanno le cose, loro cercano di normalizzare, noi facciamo tutto fuorché qualcosa di normale, loro cercano di farci stare all'interno di schemi ben precisi e noi continuamente usciamo fuori dagli schemi e li costringiamo a fare i conti con una realtà che non accetta di essere messa schiava e di essere che non accetta che gli vengano imposte trattamenti sanitari violando il suo diritto al consenso, che è poi il succo del loro piano. Il loro piano è quello di fare in modo che diventi naturale la violazione del diritto al consenso. Loro stabiliscono cosa devi assumere, tu non devi discutere. E questo è il centro di tutto quanto. Senza quell'elemento lì non esiste il loro controllo. Quindi questo noi siamo. Siamo una forza che si contrappone al nazismo sanitario o al nazi-comunismo sanitario. Guarda, tornerei su questo punto sul quale non solo hai insistito diverse volte, ma anche no, facendo una stima delle scritte che hai definito come imbrattamento e di questo riferimento al nazismo.
nazismo sanitario o nell'ultima definizione nazicomunismo sanitario. Come mai i vivi vedono queste analogie con il nazismo piuttosto che con altri regimi totalitari del passato? Non è piuttosto la fase finale del neoliberismo o del capitalismo, se si vuole usare questa categoria già sufficiente, diciamo così, per spiegare il momento storico che stiamo vivendo, perché il nazismo? Allora, innanzitutto c'è tutta una serie di motivi storici che dimostrano anche chi c'è dietro a tante aziende che stanno, fanno parte del piano del nuovo mondiale, e tutti sanno quali sono le famiglie, qual è la loro storia, chi hanno finanziato, quindi c'è tutto un motivo storico, non stiamo ad aprire questo che è un libro lungo e non si può. L'idea è di controllare le persone attraverso la vaccinazione nazista, cioè la presa proprio di Kissinger dei piani nazisti di controllo della popolazione, e era all'interno dei piani di eugenetica, volevano fare eugenetica attraverso le vaccinazioni, quindi esisteva già questo meccanismo, questa idea dei nazisti. Ma al di là di tutti questi motivi storici, non storici, esiste un meccanismo concettuale che non è fa parte di tutti i movimenti di cui parlavi tu, che hanno a che fare con altri meccanismi, se vuoi, di dominazione economica sociale. Il dominio che loro vogliono avere è proprio quello del corpo. E per fare questo devono violare quel diritto che è stato sancito per la prima volta in modo inequivocabile dal codice di Norimberga proprio contro i nazisti. Cioè loro vogliono violare quell'elemento lì per prima di tutto, perché se non violi quell'elemento lì, se non hai la proprietà del corpo, tu non puoi avere il controllo totale delle genti. Se le persone fisicamente possono agire come gli pare, possono quindi fare quello che vogliono, curarsi come vogliono, viene a cadere completamente tutto il meccanismo del controllo. Perché economicamente tu puoi anche provare a schiacciarlo, ma una persona che ha il controllo del proprio corpo può trovare autonomia. L'abbiamo visto, ci sono parti del mondo che attraverso proprio i soldi, il meccanismo, riescono a costruire autonomia, quindi riescono a costruire realtà sociali, socio-economiche, anche indipendenti. Abbiamo visto la nascita delle criptovalute, abbiamo nascita, cioè l'uomo, se lo lasci libero di fare, di agire, è in grado di generare libertà, indipendenza, autonomia, è un fatto fisiologico. Basta improvvisamente tu hai il diritto di infilargli nel corpo quello che vuoi, e questo che gli infili nel corpo condiziona la sua salute al punto tale che lui non si ammala, muore, o tu puoi controllare che muoia. Ecco che improvvisamente lui non può più generare autonomia. È la prima volta che ci fu qualcuno che stabilì che era lo Stato che doveva decidere che cosa doveva essere fatto sul corpo delle persone, fu Hitler. Hitler mise per iscritto che erano possibili fare esperimenti, che era possibile fare questo e quest'altro, e lo fece dal punto di vista legale. E questo è un fatto che sta nelle leggi di Norimberga, che lui firmò, che lui stabilì che c'era, che poi dopo fossero indirizzati a una certa categoria di etnie piuttosto che a tutti. Questo è un altro discorso, perché poi in realtà sterilizzavano, per esempio, senza permesso anche gli stessi tedeschi. Se una tedesca aveva la schizofrenia, lei veniva sterilizzata, o anche il dubbio della schizofrenia, veniva sterilizzata, non aveva diritto di fare altri figli. Non dovevano chiedere il consenso a nessuno, il permesso a nessuno. Ecco che allora, con il processo di Norimberga, vedendo tutti gli errori nazisti, si stabilì un principio. Il principio è che nessuno può fare esperimenti o comunque forzare una persona a prendere farmaci. Ricordiamoci che un farmaco, anche dopo anni e anni, anche quando è autorizzato, rimane all'esperimento, perché non si conoscono mai le sue interazioni con il resto degli elementi chimici con cui può venire a contatto, cioè gli altri farmaci o altri elementi chimici o altre condizioni della vita del soggetto. Per cui tutti i farmaci rimangono sperimentali. Quindi non si può agire con un esperimento senza il consenso, quindi con un farmaco, con una terapia, senza il consenso del soggetto. Poi, dopo, tutti i trattati di bioetica l'hanno confermato. Quindi, la prima volta che ci si è opposti al principio che invece vogliono riaffermare fu contro i nazisti. È un po' come il discorso della proprietà privata: se mi viene a togliere la proprietà privata,
Perché ti viene in mente? Chi fu il primo che disse la proprietà privata è un crimine? E ti viene in mente, i comunisti, Karl Marx e Lenin, eccetera. Erano loro che affermavano questo principio. Se tu mi vieni a prendere la proprietà privata, mi viene da dirti, cazzo, sei un comunista. Se mi vuoi togliere il diritto al consenso, cazzo, ti dico, sei un nazista. È la stessa cosa, è un principio molto semplice, molto logico, è quasi banale nella sua semplicità. Noi diciamo, loro sono nazisti dal punto di vista socio-sanitario e sono comunisti dal punto di vista socio-economico, per cui ci toglieranno anche la proprietà privata. Però in questo momento la loro azione è centrata quasi esclusivamente sulla parte nazista. Adesso col clima, con tutta la puttanata della presenza del clima, inizieranno ad entrare nel discorso anche socio-economico e quindi quello che pensa. Ok? Sì, guarda, un'interessante panoramica storica, giusto una precisazione, perché la famosa massima la proprietà è un furto, in realtà non è di Marx ma è di Proudhon, che viene considerato uno dei padri dell'anarchismo piuttosto che del comunismo, ecco, non utilizzare troppo su questo fronte, però dato che si sono fatti dei riferimenti storici, ecco, mi premeva fare questa precisazione. Comunque, tra i punti più interessanti dell'analisi dei vivi c'è quella che dietro la pianificazione e poi la messa in atto di questa strategia pandemica per sancire l'azione verso il nuovo mondo, come lo si voglia chiamare, ci sarebbe una o più intelligenze artificiali. Potresti chiarire questo concetto a chi non ne ha mai sentito parlare? Allora, qui si apre un po' un discorso un po', diciamo, lungo e complesso. Cioè, rimane... Allora, è molto semplice. Le intelligenze artificiali a livello di, diciamo così, tecnologie segrete, quindi che non vengono divulgate, è una realtà che c'è già da diversi anni, parliamo una decina di anni, in cui hanno già uno sviluppo molto più avanzato di quello che non viene dichiarato. Ora, non puoi attuare un piano di questa portata facendo fare tutte le considerazioni, i calcoli possibili, i comportamenti e quindi il controllo in tutti gli stati da degli esseri umani. Non è fattibile perché ti servirebbe un posto enorme, quindi i livelli di segretezza sarebbero ridotti e sarebbero di difficile gestione. Gli stessi esseri umani non sarebbero in grado comunque di arrivare al tipo di piano di cui hanno bisogno, che è un piano a correzione errore, cioè tu non puoi costruire una previsione e poi verificarla, tu devi costruire una previsione e poi correggerla, e correggerla in corsa, cioè avere la velocità di calcolo per capire che cosa è immediatamente da correggere. Per cui loro usano un sistema, quello che noi abbiamo spiegato tante volte, a correzione errore, per cui loro partono con la cosa più probabile e la correggono in corsa. Questa velocità, questo adattamento, l'andamento ondulatorio delle scelte, il caos che sono in grado di creare quando invece poi è tutto molto pianificato, molto regolare, tutto il sistema di controllo psicologico mirato a seconda dei vari paesi diversamente, ma che conducono tutti quanti allo stesso risultato, non lo possono fare degli esseri umani. Se uno si ferma un attimo a pensare, non lo possono fare gli esseri umani. È una questione anche proprio pratica, non riuscirebbero a comunicare tra loro per riuscire a decidere quando fare le cose, non sarebbero in grado di andare d'accordo, perché ci sarebbe qualcuno che la vede in un modo e qualcuno la vede in un altro, e dovresti addestrarli per 100 anni per avere persone che abbiano una visione simile. Quindi è ovvio che un piano di questa portata, anche fosse fatto per uno stato solo, gestito come viene gestito, può essere fatto solo da delle macchine. Non è che, al di là di quello che vi diciamo noi, che dopo trova conforto in tante notizie, non è fattibile in termini umani, è fattibile solo da delle intelligenze artificiali. Che abbia un minimo di senso del piano che ha di fronte, lo sterra, cioè, te lo dice da solo, dice, non c'è dietro un essere umano. Troppo precisi, troppo puntuali, troppo coordinati.
Sì, scusami al riguardo, viene però da pensare, ma praticamente come avverrebbe il passaggio delle consegne, delle informazioni dalle macchine, dalle intelligenze artificiali agli esecutori umani, per così dire? E poi viene anche poi la domanda su, è nato prima l'uovo o la gallina, nel senso che dietro la programmazione di questa intelligenza artificiale ci sia poi quella famosa cupola, quella famosa elite sovranazionale che disporrebbe dei destini del mondo e dell'umanità, o se piuttosto non sia già successo in questa analisi, dico come nelle distopie fantascientifiche di una volta, che invece l'intelligenza artificiale abbia in qualche modo già preso il sopravvento, che sarebbe uno scenario, come dire, ancora più inquietante, se possibile. Come funzionerebbe effettivamente questo passaggio di consegne, appunto, nell'idea che se ne sono fatti i vivi? No, non è che nell'idea, nel senso che noi, alcuni di noi parteciparono alla creazione di algoritmi per la gestione del controllo comportamentale in base agli stereotipi. Quindi alcuni hanno creato degli algoritmi che servono proprio a fare il controllo psicologico. In realtà erano algoritmi di analisi, erano algoritmi che servivano per lo studio, parliamo già di diversi anni fa. Ma gli stessi sono stati poi presi per costruire il controllo basato sugli stereotipi, che servono poi a generare una serie di altre considerazioni che aiutano a capire come muoversi e quindi come agire. Ma loro fanno molto presto, loro un'intelligenza artificiale ti fa una telefonata, cioè tu ci parli e non ti rendi neanche conto che è un'intelligenza artificiale. Questo è il punto. Se tu non sei in grado di distinguere un'intelligenza artificiale che ti telefona come quelle parliamo di quelle intelligenze artificiali, non di quelle che conosciamo noi, quelle intelligenze artificiali lì sono in grado di fare miliardi di telefonate in contemporanea. Un giorno possono chiamare tutte le persone che devono svolgere determinati ruoli in contemporanea e dare degli ordini. E tutti calibrati, ognuno per lo stato, nella lingua, eccetera. Con voci diverse, ed essere completamente irriconoscibili con le macchine. Quindi è molto semplice per loro: possono mandare email, possono mandare SMS, possono fare qualsiasi cosa. Loro lanciano un input e vedono la risposta e poi correggono. Lanciano un input, vedono la risposta e correggono. Solo che non è che ne lanciano una volta, ne lanciano miliardi alla volta perché possono calcolare miliardi di risultati. Acquisiscono tutti i dati da tutte le telefonate, da tutti quanti, anche se li acquisiscono in modo passivo, cioè nel senso senza avere intestazioni, hanno il senso di quello che è la globalità dell'andamento, per cui è come muovere un manichino, per loro è come muovere un gattino con i fili, tirano un filo, vedono cosa succede, se la mano va troppo avanti la tirano indietro, vedono le reazioni, sanno che deve gestire o meno determinate risorse, quindi se non è convinto fanno un passo indietro, se si calma, si rilassa, continuano a spingere, gestiscono quello che noi chiamiamo la curva del consenso, che è costituita da una serie di categorie di persone che hanno il controllo di determinati settori chiave e li portano ad arrivare ad accettare quello che sarà, quello che vogliono che sia, cioè la dittatura. Perché alcuni non è detto che lo accettino anche se sono, diciamo, potrebbe convenire o meno, sono quelle persone che, quelle categorie che per forza lo accettano, quei soggetti non è detto che lo accettino. E spesso, per esempio, quando questa curva viene penetrata da qualcuno che può fornire loro informazioni per farli cambiare idea, questo qualcuno viene ammazzato. Quindi hanno anche questi vantaggi qui. Il motivo per cui certa gente muore, altri no. Perché è questione di penetrazione nella gestione della curva. Se hai un soggetto che può incidere sulla gestione della curva, lo fanno fuori. Poi mi sono scusato, mi avevi richiesto, siccome volevo dire, prima non mi facevo riferimento a Carlo Marx, che avesse detto la frase, era il concetto che è comunista, il concetto della proprietà privata, cioè questo volevo dire, non avevo riferimento storico, per essere preciso. Non ti mancherebbe, mi spiace aver fatto la parte del pedante in questo senso. Comunque, Cioè, alla luce di questo ragionamento, magari tu credi che anche la possono mia avere, opinione, scusa, se è non ti ho risposto. possibile fare qualche esempio.
di qualcuno che si è trovato ad essere ammazzato appunto per, in base al discorso che facevi prima, ma dicevo, in base a questo ragionamento, com'è possibile che rivivi pensare di, cioè riuscire ad elaborare una strategia che sia addirittura un passo avanti rispetto all'intelligenza artificiale? Allora, innanzitutto per rispondere al discorso di prima, allora, l'intelligenza artificiale, che adesso mi ricordo cosa hai richiesto, l'intelligenza artificiale non hanno il controllo, altrimenti non avremmo avuto un'influenza come strumento di, diciamo come strumento per tentare di porre il controllo, ma avremmo avuto un vero disastro di ben altra portata, perché loro non ne frega un cazzo. Di dover gestire il meccanismo, nel senso se devono avere il controllo loro devono avere, devono fare questo, devono gestire il meccanismo con la curva del consenso per fare in modo che degli esseri umani abbiano il controllo, altrimenti se loro avessero la possibilità di avere il controllo di tutto e di agire, non è logico porsi il problema, vai per l'eliminazione e basta. E quindi da quel punto di vista lì possiamo essere tranquilli, nel senso che non, in questo momento il controllo è umano, è della cupola, solo che ti basta qualche decina di programmatori in gamba che magari non sanno neanche quello che fanno, e con una regia centrale che mette insieme quello che programmano per riuscire a costruire queste intelligenze artificiali. Cioè non è detto che tu debba avere qualcuno che conosce tutto il piano. Si fa, prendi gli algoritmi, prendi meccanismi e poi li metti insieme con poche persone capaci. Tornando a quel discorso lì, se voi andate a vedere, ci sono stati elementi chiave che sono stati ammazzati prima dell'inizio della pandemia. Per esempio, c'era un ricercatore, adesso non mi ricordo di quale università, che era di origini orientali, che stava scoprendo tutti dei meccanismi legati sia adesso non me lo ricordo il nome, porca miseria, ma sia legata ai virus che poi ai meccanismi per le interferenze con le radiofrequenze, che del 5G, eccetera. E lui, spiegabilmente, è morto suicida. Una persona che, a detta della famiglia di te, non aveva un motivo di farlo, i classici suicidi, che non si capiscono. E così tanti altri elementi chiave che avrebbero potuto fornire informazioni particolarmente tecniche e rilevanti al governo o a strutture chiave sono stati fatti fuori. Basta andare a vedere le notizie di cronaca e la trovi la scena. Ecco, questo è, quindi non è tanto difficile rendersi conto che ci sono delle morti. Ci sono paesi che addirittura, per esempio, hanno destrutturato la capacità dell'America di curarsi in modo alternativo, facendo fuori tantissimi medici che facevano cure alternative, tantissimi naturopati, tantissimi medici alternativi sono stati fatti fuori, quasi un centinaio o anche di più nell'arco di 2 anni, tutte morti inspiegabili per lo più, o comunque associate a situazioni anche, diciamo, di morti per incidente inspiegabili o per suicidi inspiegabili. C'è una storia importante dietro a come hanno preparato la base del piano. Solo che noi non possiamo comprendere perché uno, perché l'altro. I calcoli che fanno le intelligenze artificiali su colpire sono così complessi che non ci possiamo arrivare. Sì, passando invece ad un altro fronte della discussione, alcuni critici detrattori descrivono i vivi come una sorta di setta in cui una volta entrati si viene, per come dire, cooptati in una logica di collettivismo digitale, se così si può dire, in base al quale ci si pregia del simbolo dei vivi, poi si agisce, per, se posso usare questa espressione, come guerriglieri digitali. Qui ti chiedo, come tu prima dicevi che non c'è una gerarchia, ma chi
Chi è che prende in qualche modo le decisioni all'interno di questo flusso? E poi come si fa a diventare, permettimi la domanda diretta in questo senso, non un vivo qualunque, ma piuttosto un portavoce? Quando hai la conoscenza della lotta, quando conosci la lotta, quando sai su quali basi si fonda la lotta, quando hai chiaro che l'ego non ci deve essere, quando ti interessa la verità, la libertà e i diritti, e quando ti è chiaro che non sei nulla da solo, per cui hai bisogno degli altri, hai bisogno di accettare che gli altri accettino i tuoi difetti e quindi accettare loro, così come i pregi, le persone prendono il loro posto attraverso la capacità che hanno nell'esprimersi, nell'avere chiare le idee, e uno ha chiaro cosa fare, lo propone, se ci sono persone che lo seguono, automaticamente genera un flusso che allarga il primo dei flussi. Noi siamo arrivati con delle competenze, abbiamo spiegato delle cose, abbiamo dimostrato con i fatti dove si poteva arrivare, il nostro flusso ha generato altri flussi, ognuno si è occupato di determinate cose, ci sono quelli che fanno creazioni video, ci sono quelli che aiutano a trovare gli obiettivi, altri che fanno, gli piace fare sicurezza, controspionaggio, altri fanno magari canali, ognuno trova la sua idea senza che ci sia qualcuno che comanda, a volte si litiga, a volte ci si mette d'accordo. Il fatto della setta è così quasi stupido, una setta ha tutti altri parametri, qui vai e vieni, entri e esci. Certo non puoi venire dentro ed essere incoerente. Ci sono persone che confondono la richiesta di coerenza con il fatto di essere in una setta. Cioè la gente dice, siamo tutti insieme, ma io faccio come cazzo mi pare. Allora non sei tutti insieme. Cioè, come abbiamo detto, l'acqua può muoversi più o meno come cazzo ti pare, ma va al mare. Cioè, non è che tu improvvisamente ti metti ad andare in controcorrente, altrimenti non sei acqua, sei un'altra cosa. E quindi vieni travolto poi da tutti gli altri che ti cacciano a riva o ti cacciano fuori, perché il problema è questo, non puoi fare come cazzo ti pare. Cioè, puoi avere delle idee tue, ma devono essere in linea con la lotta, nel senso devono portare a quel risultato, ma tantissime azioni, non so, per esempio vedi edicola, o quella della spesa, o come ho altre iniziative, di usare gli adesivi in un certo modo, di fare, oppure anche altre cose sono nate dai guerrieri stessi. I guerrieri danno i link su cui attaccarli, li cacciano, noi semplicemente facciamo un'analisi per migliorare la qualità di quelle che sono le azioni, perché naturalmente se sai come più conosci la lotta, più sai scegliere gli obiettivi. E allora la scelta la si fa facendo tutta una serie di calcoli che noi siamo in grado di fare e molti guerrieri no, ma pian pianino arrivano anche loro, perché dopo lo insegniamo, quindi altri iniziano a farne degli altri e quindi ognuno si fa il suo flusso, impara, si specializza e dopo lo insegna ad altri, e così si allarga la lotta. Questa non è gerarchia, se vuoi una forma di guida, cioè tu guidi delle persone lungo un percorso a cui guidandole insegni delle cose. Man mano che gli fai fare questo percorso, imparano, a quanto dopo lo fanno per conto loro. Faccio un esempio, l'episodio di Parma, dove ci sono stati 70 guerrieri che si sono trovati per fare reclutamento, incontrarsi, parlare dell'esperienza degli indagati, e per spiegare che non, cioè, essere indagati o essere perseguiti è una cosa normale, non bisogna farci il callo. È nata dai guerrieri, nessuno gli ha detto di no, né di sì, né cosa. Quando è venuto il momento, il flusso si è creato e la cosa è venuta. Nessuno ha detto cosa fare, come fare. Tutto nasce se si ha armonia negli intenti. Ed è questo il punto. Perché c'è gente che vuole lottare per la libertà e i diritti, ma vuole anche essere figa. E queste due cose non vanno d'accordo. Se tu vuoi lottare per libertà e diritti e poi vuoi anche avere mine politiche, non funziona. Se tu vuoi lottare e dire quanto sono bravo io e non ho capito un cazzo, non funziona. Noi ascoltiamo tutti, ma devi avere un'armonia. Noi siamo un po' come un arbitro, se vuoi, e una guida, che insegnano determinati principi. Tutti quelli che li applicano generano, entrano dentro questo fiume e generano questa forza. Se per setta, e non è questo il significato di setta, si intende
di essere in comunione nell'ambiente in cui sei, allora siamo una setta. Sarebbe come dire che come uno entra in casa tua e inizia a pisciare contro, su, non so, sui fornelli di casa, ti dà questa regola che dici, ma non è il caso che mi pisci sui fornelli di casa, ti dice che vedi, sei una setta perché mi vuoi obbligare a fare quel cazzo che vuoi tu. È lo stesso concetto, c'è gente che dice di noi questo con lo stesso tipo di ragionamento. Cioè vogliono entrare a fare quel cazzo che vogliono nel modo in cui vogliono, e se gli dici, no, guarda, questo non è il posto per farlo, allora invece è una setta. Una setta innanzitutto si interessa di te a dei livelli che invece non ci frega un cazzo, non ci diamo l'identità, non ci frega un tubo di sapere come ti chiami, dove abiti, eccetera. Non ci interessano i soldi, non ci interessa nulla che possa essere tu, vai, vieni, fai quello che vuoi, entri, esci, l'importante è che insomma nel farlo segui le regole che abbiamo dettato, è una questione di controllo e ordine che permetta di avere la massima potenza, perché è ovvio che ogni ingorgo toglie potenza al flusso della lotta. Qui ci possono essere i gorghi, diciamo così, del fiume, ci possono essere i mulinelli, chiamiamoli come vuoi, ma tolgono forza e noi cerchiamo invece di correggerli, dare spinta, ma al di là di questo non facciamo, quindi niente di più lontano da noi che come sempre. Ok? Sì, andando nello specifico della pianificazione e dell'attuazione di un'azione, come possono essere quelle delle scritte nei pressi degli hub vaccinali o delle scuole, no? Effettivamente, come chi decide il quando, il luogo da prendere mira? Si può parlare di una sorta di organizzazione per cellule sul territorio che agiscono in completa autonomia l'una dall'altra, o anche è capitato che delle azioni, come dire, firmate dai vivi in realtà non era una rivendicazione che non riportava in qualche modo alla vostra realtà, al vostro flusso? Allora, tutte quelle che sono, diciamo, appartengono alla nostra forza, le rivendichiamo nel canale. Quelle che a volte può capitare che vengono fatte con degli errori, indichiamo quali sono gli errori e ribadiamo qual è l'etica. Per cui non ci si può sbagliare su questo. Sul canale c'è il percorso che abbiamo fatto. Le azioni tendono ad essere autonome, ci può essere che qualcuno ci chiede un consiglio, per esempio se ha un dubbio sull'etica, ci può chiedere se magari un obiettivo è etico o meno, allora lo aiutiamo a capire e analizzare. Diciamo, no, guarda, qui non si può fare, invece lo puoi fare qui, eccetera. Le frasi le vediamo direttamente nel canale, per cui sono chiare quello che c'è da scrivere, spieghiamo perché bisogna rimanere all'interno di un ambiente che abbia una certa armonia e una certa ridondanza. Quindi il resto poi noi lo sappiamo, a volte sono state fatte azioni che non sapevamo che fossero fatte, le abbiamo scoperto dai giornali, sappiamo anche che ci sono dei gruppi che non sono all'interno di Telegram, ma che fanno azione perché sono simpatizzanti, quindi a volte fanno azione con il simbolo nostro, anche se non sono all'interno dei video, ed è una cosa che speriamo prenda piede, perché è uno degli obiettivi della lotta, e che venga usato il simbolo perché si ha gli stessi intenti, ma non si debba per forza essere dentro. L'essere dentro serve ad aumentare il livello di operatività e di qualità di operazioni che si possono arrivare a realizzare. È ovvio che un gruppo all'esterno, un'operazione come quella del cartello, faceva fatica a farglielo fare perché non c'era tutto il background di conoscenze che invece si è costruito con i guerrieri che hanno fatto un determinato percorso. Quindi possono però comunque agire con il singolo, perché si considerano vivi e sono d'accordo con le nostre idee, ma con noi avere il contatto, se ci girano magari la foto o che magari ci chiedono se un obiettivo lo consideriamo etico, ecco, però magari non abbiamo idea di chi siano nel senso più ampio del termine. Semplicemente ci hanno detto, la pensiamo come voi, possiamo agire con il simbolo, perché segnate l'etica e le frasi, loro hanno detto sì, lo facciamo, basta, sono partiti e hanno fatto già qualche cosa in diverse città.
Quindi questo noi ci ten- cioè, per noi va bene, fa parte della lotta che venga compiuta, che ci sia anche questa parte di simpatizzanti. Più è mischiata la cosa, più abbiamo forza. Direi che cercare di capire come arriviamo a costruire l'operatività è molto difficile dall'esterno. Ognuno dovrà sempre immaginare schemi, diciamo, più o meno già visti, invece noi usiamo un sistema che non è spiegabile, lo devi vivere, ci devi stare dentro. Finché non sei dentro non riesci a comprendere come si genera operatività da noi. Non essendoci organizzazione, è puro estro. Ecco, questo risponde alla domanda che ho saltato prima: come fai a battere una macchina? Semplicemente facendo l'essere umano e non facendo qualcuno che cerca di battere una macchina. Cioè, una macchina non la puoi battere facendo qualcosa che è già stato fatto, non la puoi battere con la testa. La batti con l'arte, la batti con l'applicazione di una volontà così ferrea, così profonda, così spirituale, così energetica, che tira fuori da te tutte le armi che lei non può prevedere perché sono all'interno della sfera artistica, sono all'interno di qualcosa che entra nella parte più spirituale, se vuoi, meno calcolabile dell'uomo. Per cui c'è l'estro, c'è il genio, c'è. E noi stimoliamo moltissimo in questo i guerrieri, facciamo di tutto perché i guerrieri tirino fuori quanto più estro possibile. Infatti abbiamo dei guerrieri splendidi che tirano fuori idee fantastiche e che risolvono anche i problemi, cioè, possono sembrare banali, ma che invece sono incredibili, come per esempio le spade flash, che adesso ancora stiamo migliorando, stiamo cercando di tenere i numeri per arrivare ad utilizzarle, nasce dalla volontà di un paio di guerrieri che ci credevano e hanno detto: guarda, ci sembra difficile perché riuscire a ottenere un buon risultato, non è perfetto, però comunque sono riusciti ad arrivare a un risultato molto vicino all'ottimo, ed è stata un'idea completamente soltanto dei guerrieri. Alle prospettive della lotta nel, direi, breve e medio periodo, visto che ci si aspetta un allentamento di determinate restrizioni, ma mi pare che al riguardo i vivi non siano particolarmente ottimisti. Quando e con che cosa arriverà la resa dei conti, per così dire, il punto di non ritorno, ammesso che non lo abbiamo già raggiunto? Scusami, ma ti ho sentito un po' male all'inizio, mi è mancato un pezzo della domanda. Non proprio, non so, non ti ho sentito. Puoi ripeterlo per piacere, scusami, ma. Sì, no, figurati. No, dicevo, quali sono le prospettive di lotta a breve e medio termine contro la dittatura sanitaria che sembra in qualche modo allentare le restrizioni in vista della primavera estate? Quando ci sarà una sorta di resa dei conti, cioè un punto di non ritorno, l'introduzione di un determinato artificio, una volta passato il quale non si potrà più tornare indietro. Quali sono quindi le prossime mosse in questo senso dei vivi nel momento in cui il regime stesso cambia strategia? Allora, non è che il regime stesso cambia strategia, lui ha una progressione e in questa progressione arriva a un punto in cui c'è un numero tale di persone, diciamo così, compromesse che non possono avere più padronanza del proprio corpo, tale che non sei in grado di procedere con il percorso che abbiamo iniziato con diciamo, le premesse che abbiamo già illustrato. Fino a quel momento lì, e quel momento lì quando saranno, non lo sanno neanche le IA, cioè nel senso loro lo stimano, noi possiamo stimarlo all'incirca tra il 2025 e il 2030, e loro è il punto cruciale, ma già per esempio noi potremmo essere in fortissima difficoltà alla fine dell'anno.
cioè adesso si è spostato un po' perché abbiamo guadagnato qualche mese, però noi già nel 2023, se tirano fuori per esempio un altro virus come pensiamo, difficilmente ce la potremo cavare se riescono a far passare come grave. Ci sono tantissime situazioni in cui possiamo stabilire un punto di non ritorno, come anche no, perché è tutta una questione anche di come la gente reagisce. Per esempio, noi abbiamo una fortissima consapevolezza che è cresciuta in tantissimi. Purtroppo il livello di consapevolezza nella pratica non arriva a risolvere la comprensione di come si agisce. Guarda i camionisti in Canada, sono andati allo sbaraglio. Cioè, una bellissima azione, se vuoi, dal punto di vista sociale, civile, però non hanno pensato siamo in guerra. Cioè, andiamo, protestiamo, stiamo lì, sì. Hanno fatto vedere un po' di nazismo, ma avrebbero dovuto farne vedere 100 volte di più, e hanno costruito una situazione in cui per la curva, cioè per tutta la parte, diciamo, del paese che regge determinate infrastrutture, era logico che a un certo punto i camionisti lì non potessero essere detenuti e dovessero essere sgombrati. Perché sono arrivati lì come protesta pacifica, se tu arrivi a creare, oltre un certo, anche se il danno era voluto, cioè li ha fatti arrivare lì per costruire il danno, perché così ci marciavano sopra e sono potuti arrivare al punto di mettere questo, come l'ha chiamato, Emergency Act, e allora hanno praticamente fatto quello che voleva il nemico. Quindi sei arrivato lì, hai occupato e non sei riuscito a tenere, in 24 ore li hanno sgombrati, il ponte l'hanno sgombrato, allora sei lì per fare una protesta pacifica, sei lì per fare una guerra, sei lì per fare che cosa? Ecco, non c'è consapevolezza del tipo di reazione che bisogna costruire. E vanno a sprombattuto, perché è bello, perché è figo, perché facevano festa, cioè facevano la saga, devi fare la saga, devi tirare su dei muri. Cioè, dovevi scavare delle trincee, cioè, dovevi mettere i camion in modo che fossero qualcosa di impenetrabile, cioè, dovevi prepararti ad avere catene, ad avere per poter silenziare, dovevi fare una guerra se volevi proprio farlo in quel modo lì, ma sono lontanissimi da questo, a parte il fatto che noi avremmo proceduto in modo completamente diverso, per cui è già un errore essere andati a finire tutti in un luogo, lo spieghiamo sempre, bisogna agire localmente e non andare ad avvantaggiare il sistema concentrandosi nell'unico punto dove ti possono gestire facilmente. Ti riportare dove gestirli le cose sono addirittura in vantaggio numerico, non il contrario. Perché addestrati loro controllano molto più gente che non, quindi bisogna addestrare le persone, prepararle, mettere le risorse da parte, bisogna avere un processo che deve essere opposto. Hanno iniziato a finanziare quando sono partiti, ma tu non parti finché non sei finanziato autonomo, per anni. Loro avrebbero dovuto gestire tutti i soldi già da prima, non che arrivi, che sei lì, che ne hai bisogno, che ti bloccano i soldi, perché ti credevi che ti facevano fare che cazzo ti pareva. Cioè, è ovvio, anzi gli dai anche la scusa. Quindi, cosa fare a medio e lungo termine, a breve e lungo termine, in base a quello che succede, non è che te lo possiamo spiegare, perché si tratta di conoscere la nostra lotta, cioè dovresti entrare, comprendere quali sono i principi, capire esattamente qual è il nostro target, perché in questo momento il target nostro non è il sistema, il target nostro sono far capire a tutte le persone che vogliono reagire prima di tutto che bisogna lottare, perché non è possibile sperare nella legge e nelle realtà alternative e tutte le altre stronzate che ti fanno sperare che le cose possono andare bene. E quindi con questa lotta bisogna unirsi e fare dei passi in un certo modo. Quindi il nostro target è questo. Quindi ancora noi lavoriamo su questo. Tutto quello che facciamo lo facciamo per far vedere che siamo in grado di sfidare lo Stato, siamo in grado di fare cose che gli altri non fanno, anche se numericamente siamo svantaggiati, siamo in grado di farci sentire. Noi siamo un'identità riconosciuta in Francia dagli americani stessi attraverso Facebook, che si è fatto analizzare la nostra realtà anche dai servizi di cyberterrorismo americani. Siamo riconosciuti come realtà data negli Stati Uniti sul Washington Post, tanto per dirti, quindi non è che siamo riconosciuti anche in Italia come una realtà consolidata di lotta, perché che fa vera disobbedienza civile non solo sulle norme ma contro lo Stato, abbiamo un linguaggio che è di una durezza e di una schiettezza che non ha compromessi di tipo socioculturali o
politici, perché noi diciamo la verità nuda e cruda, e perché questo può sembrare anche un problema, per cui dice, ma così rischi di qua, rischi di là, ma rischi perché? Perché devi lottare, devi lottare con la verità, è l'unico modo di esprimere la verità, a volte è dire che sono delle merde naziste, e non ci puoi fare tanti giri di parole tu. E detto questo, quindi, noi stiamo facendo quello nel piccolo e medio termine, stiamo cercando di conquistare il cuore delle persone che vogliono lottare, indicandogli la via di come si lotta, costruendo identità di lotta. Noi siamo un'identità, cioè, siamo qui perché siamo un'identità, voi ci avete riconosciuto come un'identità, esistiamo, abbiamo una voce, i giornali pubblicano quello che vogliamo che pubblichino, noi vogliamo che si dica che i vaccini uccidono, che il governo mente, che c'è la dittatura nazi-sanitaria, e quello scrivono. Oggi, anche soltanto oggi, fai vedere i giornali, lo Stato che ricatta il criminale, questo è giornale di Cattolica, ma anche l'ANSA uguale, riportavano lo Stato che ricatta il criminale, no al Green Pass, no al vaccino, queste le scritte realizzate sul gazebo dell'anagrafe comunale di Rimini, dove vengono controllati i Green Pass, no al vax sotto ricatto, quindi questi qui sono, quante volte abbiamo fatto pubblicare il vaccino uccide, quindi noi abbiamo una voce, i giornali rispondono quando noi agiamo, loro pubblicano, hanno provato ad evitare di farlo, ci sono detti ma adesso non gli dobbiamo dare voce eccetera, però noi continuiamo a prendercela e continueremo a prendercela, adesso abbiamo altre idee toste, una idea di quello che stiamo per combinare, il confronto di 47 cartelloni è stato una passeggiata, hanno dovuto fare la telefonata e farci di questo, lo sapevamo, potevano durare più di 48 ore, anzi sono già durati fin troppo considerando tutti gli elementi dell'azione, perché comunque 47 cartelloni sono tanti scritti come li abbiamo scritti noi. Quindi quella è una bazzecola in confronto a quello che andremo a combinare. Poi nessuno se l'aspettava che qualcuno fosse in grado di girare la censura preventiva come abbiamo fatto noi. Ti è piaciuto il cartello? Per chiudere, una domanda, se bisogna essere stati informati per entrare vivi, ma le hanno già risposto chiaramente di no, anche se dicevi, le competenze informatiche vengono in qualche modo valorizzate al pari delle altre. Comunque, per chiudere, ti chiedo, se domani dovresti ripetere cosa hai detto, sanitaria come l'hai definita dovesse cadere, cosa farebbero i vivi? Si scioglierebbero così dall'oggi al domani, resterebbero come sentinelle in qualche modo latenti, per così dire, finirebbe tutto così come era iniziato? Perché escludi chiaramente che divengano una forza politica organizzata e tutto, per cui qual è l'orizzonte in questo senso dei vivi? Sì, premesso che non si è sentito bene quello che dicevi all'inizio, perché la voce andava e veniva, ma mettiamo che per miracolo salti fuori che decidono che d'ora in avanti non si viola più il diritto al consenso e che tutto ritorna nel rispetto di libertà e diritti, noi scompariamo. Cioè, se dovesse avvenire questo miracolo, noi non abbiamo più ragione di esserci. Mi senti? Mi sentite? Sì, no, una domanda, una risposta, scusa, direi chiarissima, che in qualche modo mi aspettavo e che fuga ogni dubbio, no, rispetto anche a quelle che possono essere delle insinuazioni o anche rispetto al discorso fatto all'inizio nella premessa del perché celare la propria identità e non metterci la faccia. Allora ti ringrazio disponibilità e ringrazio tutti i nostri ascoltatori stasera, tanto particolarmente numerosi, quindi questo ci ha messo magari all'inizio un po' in difficoltà sul piano tecnico lì, anche se effettivamente prendo atto che è una costante.
Comunque ti ringrazio ancora e saluto Niente, grazie a voi. tutti. A martedì prossimo ci sarà l'intervista invece a Pietro Rappi. Ok, grazie. Ciao a tutti, buona serata. Le parole sono pietre, buonanotte. Buonanotte, ciao.